tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo ancora una volta a vedere le ultime news di mercato del Milan che mi lasciano un po' interdetto. Vedo delle notizie che secondo me non sono per nulla convincenti e non mi fanno dormire sereno. Prima di cominciare il video però ragazzi, subito like di sostegno per il canale, mi raccomando spolliciate tantissimo e venitemi a seguire su Instagram se vi va, @fred. Partiamo dalla notizia che dà il titolo anche al video: un possibile scambio, una possibile contropartita, un giovane italiano promettente che fino a 2 anni fa veniva visto come uno dei migliori italiani in questo momento, che potevano esplodere e diventare dei campioni, ma che in 2 anni ha fatto praticamente nulla. Stiamo parlando ragazzi di Pellegrini, attaccante ex Genoa che è stato ceduto al Monaco per 31 milioni di euro 2 anni fa. In 1,5/2 anni ormai, chiamiamole 2 stagioni, ha fatto 6 presenze, 1 gol, anche in una sconfitta segnò praticamente all'esordio, quindi praticamente è stato rotto per tutte e due le stagioni. Quindi io ora dovrei andare a dare André Silva, che è un calciatore che, ripeto, a me piace. È un calciatore che, se gli dai delle motivazioni, potrebbe fare bene ancora nel Milan. Secondo me André Silva non è un calciatore da bruciare così. Ripeto, se lo devi andare a vendere a 30 milioni di euro, che poi ti dà la possibilità magari di andare a prendere un Angel Correa, allora va benissimo dar via André Silva. Ma se devo dar via André Silva così, a fare uno scambio con Pellegrini, che ripeto che è un giovane molto promettente, ma che alla fine non ha esperienza, non ha dimostrato ancora nulla se non quella mezza stagione con il Genoa in cui fece benissimo, in cui tutti i top club si innamorarono di lui, ma comunque un giocatore con dei problemi evidentemente fisici, cioè pubalgia, e poi è entrato la seconda stagione dopo la prima partita, è uscito di nuovo e non è più rientrato. Praticamente ragazzi non lo so, non mi convince, non tanto dal punto di vista tecnico del ragazzo Pellegrini, che ovviamente ragazzi non è che l'ho visto tantissimo, cioè quella mezza stagione con il Genoa sì, ha fatto bene, però ragazzi ci abbiamo venduto Cutrone per 20 milioni di euro, non scherziamo, cioè andare a prendere un altro giovane, cioè ce l'avevamo noi il giovane su cui puntare, le andiamo a prendere dando via André Silva, non credo abbia senso questa cosa. Se tu dai via André Silva è per prendere poi Correa, cioè cosa facciamo? Abbiamo Leao, abbiamo Piontek, poi prendiamo Pellegrini e poi andiamo a prendere anche Correa. Con quali soldi? Se i soldi di André Silva non verranno mai, perché li vai a scambiare con Pellegrini, fa uno scambio alla pari, penso, perché il Monaco ha pagato 31 milioni di euro. Non lo so se ci sarà una contropartita di soldi, ma parlano comunque di scambio, quindi non so poi con quali soldi tu poi vai a prendere Correa, che già in questo momento la trattativa è difficile perché ci sono 10 milioni di differenza e Milan dovrebbe già sborsarne minimo 40. Quindi non riesco sinceramente a capirla, l'ho letta, ve la sto riportando, voglio sapere la vostra sotto nei commenti, ma per me veramente non avrebbe senso. Io per dar via André Silva voglio un titolare, voglio anche il Correa, che è l'unico ormai in questo momento di nomi che si stanno facendo decente, che potrebbe fare il titolare nel Milan e fare la differenza, anche se ripeto il prezzo di Correa secondo me è spropositato. Ma ben venga Correa, che se devo giocare con Pellegrini sinceramente non vedo il senso. Oggi Tutto Sport ha fatto uscire anche la notizia che André Silva potrebbe restare nel Milan, che ripeto, se devo prendermi Pellegrini a sto punto mi tengo André Silva e provo a dare degli stimoli ad André Silva, che secondo me è un ottimo calciatore che potrebbe fare benissimo al Milan, ma deve entrare nell'ottica di spaccare tutto e allenarsi bene ed avere gli occhi della tigre, cosa che non glieli vedo anche nell'ultima amichevole, è entrato praticamente ma non ha fatto nulla. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, io sono un po' scioccato da questa notizia perché, ripeto, se viene Pellegrini e mi prendi pure anche il Correa, allora non so dove stai cacciando i soldi, da sotto il materasso, non ho idea. Però se tu mi prendi Pellegrini e poi il mercato in attacco è finito con Leao, Pellegrini e Piontek, sinceramente non sono per nulla soddisfatto. Le altre notizie di giornata: Dida, grande ritorno nel Milan, sarà il preparatore dei portieri Under 17. Sono contento, Dida è un portiere che è stato uno dei migliori degli ultimi anni nel Milan, ha avuto proprio l'esploit in cui era il top al mondo, poi ci sono stati dei problemi da dopo quel maledetto fumogeno lanciato in quel derby, Dida lo perdemmo completamente, però è comunque un calciatore a cui noi vogliamo bene. Sono contentissimo sia tornato nel Milan per fare il preparatore dei portieri Under 17. Altre notizie che riguardano ex del Milan: Gattuso ha rifiutato il Nantes, offerta da parte della squadra della Ligue 1, lui ha rifiutato, in questo momento vuole rimanere ancora una volta svincolato. Notizia bellissima, ne ho parlato per 2 video consecutivi
Chimi finalmente arriva la smentita ufficiale dell'agente di Andrea Conti. Ha detto: Andrea Conti non andrà in prestito, non ci sono possibilità che vada alla Samp, che vada al Parma, resterà al 100% e si giocherà un posto da titolare con Calabria, che è la scelta più normale. Io credo che questa cosa del prestito il Milan non l'abbia mai presa in considerazione, però dopo la cosa di Cutrone, diciamo, qualunque notizia esce fuori in questo momento mi preoccupa, però era davvero talmente stupida la notizia di mandare Conti in prestito per andare a prendere Jacopo Sala, che veramente c'era davvero da fare dei test clinici e mentali ai dirigenti del Milan se veramente avessero preso in considerazione questa cosa, ma non credo ci sia mai stata, credo sia soltanto stata una fantasia dei giornalisti. Per quanto riguarda invece le uscite, oggi ci sarà l'incontro con l'agente di Laxalt, ripeto, su di lui c'è forte lo Zenit, ma Laxalt vorrebbe andare in Premier League, in cui ci sono due squadre pronte a offrirgli un contratto, quindi oggi si deciderà probabilmente il futuro di Laxalt. Altro calciatore che è in via di partire via, deve andare via dal Milan, è Castillejo, che in queste amichevoli precampionato ha giocato anche abbastanza bene da seconda punta, però il Milan non sembra puntarci, ha rifiutato un prestito che aveva chiesto il Valencia, lo vuole dare via a titolo definitivo, più o meno sui 20 milioni di euro, vediamo comunque nelle prossime settimane che cosa accadrà, ma Castillejo è comunque un calciatore che nel Milan in questo momento non serve. Ora non lo so se anche la cessione di Castillejo poi potrebbe portare anche a avere 4 punti, perché secondo me se giochi con un 4-3-1-2 potresti anche averle 4 punti in rosa, però sinceramente, ripeto, lo scambio Andre Silva Pellegri e non prendere manco un euro quando ne stavamo prendendo 30 milioni poche settimane fa, boh, non mi convince più tanto. Se mi prendi Pellegri e mi prendi anche Angel Correa, va benissimo. Pellegri è un giovane italiano da far crescere, va benissimo. Ma se mi devi prendere solo Pellegri e non prendi i soldi da Andre Silva e salta il trasferimento anche il Correa, sinceramente mi roderebbe un po' il culo, perché non penso che possiamo dare le chiavi dell'attacco già a Leao, che è un ragazzo che ha fatto una stagione nei professionisti. Non mi sembra il caso di dargli l'attacco titolare del Milan. È un altro calciatore che deve farsi valere, deve far vedere le sue doti, deve prendere esperienza, ma ripeto, in questo momento anche il Correa è determinante per l'attacco del Milan, perché serve. Abbiamo visto nelle amichevoli quanto Piontek sia lì isolato da solo, perché Suso comunque non è un calciatore che sta troppo addosso a Piontek, sta facendo tantissime verticalizzazioni molto buone, ma serve comunque un collante tra l'attacco e il centrocampo, che dovrebbe farlo proprio Correa nel dialogo con Suso. Io già me li immagino: Suso, Correa, Paquetá, Çalhanoğlu, Bennacer, veramente la qualità la farà da padrone nel Milan 2019-2020. Spero veramente che sia così. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, venite a seguire su Instagram. Sempre Forza Milan, bella!